Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Elbiz. Questo tutorial sarà un tutorial di resina. Infatti sul sito di Elbiz ho preso differenti cosine per andare a sperimentare con la resina. Questo è il primo prodotto, sono delle decorazioni per unghie, davvero molto molto carino con questo strassino centrale e sto pensando di utilizzarle appunto per la resina. Misurano 4,5 mm, questo è il codice. Poi ho preso questo graziosissimo stampo a forma di croce, questo è il codice, ne ho presi appunto due ed eccoli qua per andare a fare le coppie. E poi ho preso quest'altro set davvero molto interessante, sono all'interno 5 stampi e tutti gli stampi sono fatti appunto con questa tipologia qui di fiorellino, davvero piccolissimo, adattissimo per realizzare gli orecchini a perno. Quindi adesso andremo a sperimentare sia con questo stampo e sia con lo stampo delle crocette. Quindi mettiamoci al lavoro, preparo il tutto e ritorno da voi. Rieccomi. Allora, ho deciso di spennellare questo pigmento dorato su qualche bordo della croce e poi realizzare appunto un colore blu. Allora, prendo un pennellino, prelevo un poco di prodotto e poi ovviamente allargo un po' lo stampo e vado a spennellare qualche punto in modo da colorare solo alcuni punti. Ok, in questo modo. Questa operazione vado a farla anche per l'altro stampo. Rieccomi, ho realizzato appunto il colore, adesso vado a versarlo all'interno dello stampo. Ovviamente, siccome questo stampo è pieno di dettagli, faccio in questo modo. Okay. Adesso accontono le croci e vado a realizzare i fiorellini, quindi prelevo un po' di resina, giusto un po', e vado ad utilizzare ovviamente il giallo. Rieccomi, allargo leggermente lo stampo e vado a prelevare un po' di resina. Rieccomi, sono trascorse appunto 12 ore e le creazioni si sono catalizzate. Qui ho realizzato soltanto il centrale del fiorellino e adesso andrò a colare appunto il colore del fiorellino. Ho realizzato questo bellissimo colore. Invece, per quanto riguarda le croci, adesso ve le mostro già. Questa già l'ho tolta dallo stampo ed eccola qui. Io l'adoro, ragazze, è stupenda. Vi mostro anche l'altra. Ok, sono spettacolari entrambe, molto belle. Questo è il risultato e siccome mi è avanzata un bel po' di resina, vado a colare altre croci. Stesso discorso anche qui, metto un po' di pigmento dorato. Rieccomi, vado a scoprire anche le croci rosse e ovviamente anche i fiorellini. Mi piace
c'è un po' di eccesso. Questa è la croce, davvero molto bello questo stampo. Andiamo a scoprire anche l'altra. Ok, bellissima anche questa. Mi sembra che nessuna ha le bolle. Ah, c'è una piccola bollicina qui, ma proprio minuscola, non so se si nota. Però sono molto soddisfatta di queste croci. E adesso vi mostro anche i fiorellini e poi ovviamente vi mostro le creazioni finite. Allora. Oh, che carino. Molto molto carini. Secondo, qui c'è un piccolo eccesso, ok, e questo è l'ultimo, davvero molto molto carini, e adesso ovviamente vi mostro le creazioni finite. Rieccomi. Questo è il primo paio di orecchino realizzato con la croce in blu e oro, con questo cipollottino blu elettrico, e poi ho aggiunto una monachella francese in acciaio. E questa è appunto la versione in blu. Poi ho realizzato anche la versione, ovviamente questa qui, in arancio e oro. Qui ho aggiunto un cubetto e un cipollottino, e poi sempre una monachella, questa qui francese in acciaio. E poi infine ho realizzato questi due graziosissimi paia di orecchini a perno con i fiorellini, davvero molto carini. Sul retro ho aggiunto il perno in acciaio con la farfallina appunto in acciaio, e questo è il risultato. Io adoro tutte le versioni. Voi cosa ne pensate? Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!